Bene, buonasera, accogliamo con grandissimo piacere un amico, Luca Baccelli, un ritorno all'istituto solo perché sono un amico, dopo... non perché l'amico è uno studioso, sai, dagli amici mi guardi, poi è bellicoso, è un amico toscano bellicoso, per cui è un amico nemico. Del nord, per carità, invece abbiamo la stasis interna regionale, però fra Grosseto e Lucca no. No, talmente lontane. Ecco, senti, come a dire, voi siete del sud, no, praticamente. Scusate, vabbè, dopo parliamo. No, vabbè. C'era una tradizione di montanari del, Lucchesia che andavano in Maremma a prendere la malaria in Maremma. Un ritorno all'istituto, c'è stato, sì. Ma sì, qualche anno fa. E ci fa molto piacere, fra l'altro è proprio nel cuore della tematica, perché Luca ha scritto un libro importante sulla Scasas, che è una di recente, l'abbiamo anche discusso, 2016. Insomma abbastanza di recente, che è un libro, da un lato si tratta di una biografia intellettuale della ricostruzione del pensiero, ma insomma dall'altro è anche una tematizzazione, una problematizzazione di tutte le questioni che attraverso la Scasas, la centralità, la crucialità di questa figura e anche le faticose contraddizioni, insomma, ha dovuto affrontare l'affrancamento anche da se stesso in qualche modo ha dovuto praticare, rappresenta una chiave d'accesso alla modernità o comunque sulla soglia della modernità, delle sue contraddizioni appunto, ma insomma anche di quel luogo generativo dell'universalismo giuridico che ha, come abbiamo visto oggi nel dibattito, abbiamo svolto interno molti problemi, ma che comunque insomma avanza anche una pretesa che non può essere liquidata, diciamo così. Ora, Luca Baccelli è uno studioso di filosofia del diritto che, come il sottoscritto, è anche un filosofo politico, e in questo rivendichiamo non un suprematismo. Studioso di e filosofo. No, non volevo dire che siamo due filosofi politici prestati alla filosofia del diritto. Ma che insomma, hanno trovato lavoro nella filosofia. Ecco, ma in realtà convinti del fatto che sia impossibile fare filosofia del diritto e anche filosofia politica prescindendo dall'altra dimensione, un po' secondo una linea continentale, tedesca e non solo. Lui, diciamo, si è occupato di tante cose, molto anche di repubblicanesimo, molto di appunto di una critica dell'universalismo politico-giuridico alla luce della, non di un particolarismo così chiuso in se stesso, ma del carattere pluriverso del mondo, diciamo così. E peraltro questa filone insomma, si lega anche a un'esperienza importante di cui ora ha una responsabilità, diciamo così, che porta avanti e che abbiamo condiviso come luogo di discussione ed è che è legata alla memoria, fra l'altro, di una persona che mi piace ricordare qui, che è stato un grande studioso e che è Danilo Zolo, e che era anche una persona generosa e conflittuale per certi aspetti, generosissima allo stesso tempo, era un po' come Shaltambuff, devo dire, infatti si piacevano, e però anche una persona impegnativa, diciamo così, ma ora a parte gli aspetti personali e anche affettivi, perché Danilo è mancato qualche mese fa, come saprete, il 15 agosto scorso, fra i tanti meriti che ha avuto è stato quello di fondare il centro di ricerca di Firenze Iura Gentium, cioè un centro di ricerca sulla filosofia del diritto e della politica internazionale, che insomma è ancora ed è stato un luogo di confronto importante e di messa in discussione, però con grande apertura, diciamo, dei paradigmi più ottimistici, cosmopolitici, in nome di un sano realismo, diciamo così, e attraverso questo anche è stata una stagione, insomma, quella legata, ispirata da Eurogenzio, ma anche di prese di posizioni politiche,
sulle guerre, le varie guerre, nuove guerre, guerre non guerre, guerre polizia internazionale dagli anni 90 e poi nei primi 2000. In realtà è una stagione che sì, sembrerebbe un pochino affievolita, ma che non è finita, mi pare, direi proprio di no, anzi forse si è disseminato questo germe. E vabbè, la chiudo qui, se non per dire appunto che abbiamo la persona adatta, giusta, per parlare di un tema, di un autore così importante. Il titolo appunto è, non è soft, perché sono le guerre diaboliche dei cristiani, e quindi c'è anche uno sfondo certamente teologico-politico, e lo ringrazio davvero affettuosamente, dandogli la parola. Grazie Nello, grazie a voi, grazie per l'invito all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. In effetti credo che sia stata la mia una borsa per un ciclo di seminari qui, credo che sia stata... È acceso? Sì. Credo che sia stata la mia prima esperienza di giovane dottorando fuori, insomma di avere un qualche finanziamento per fare un qualcosa fuori, o forse ero stato un mese in Germania, ma insomma una cosa del genere. Ma stiamo parlando dell'inizio della seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso, cioè molti di voi credo non fossero nati, Nello penso che non fosse ancora laureato, no, anzi sono praticamente sicuro, no, forse, non era ancora, forse non era ancora iscritto all'università, sì, forse era appena iscritto all'università. La stessa università che abbiamo fatto lui, diciamo, da una posizione però integrata con la scuola normale superiore. E permettete anche a me di rivolgere un pensiero a Danilo Zolo, che è morto esattamente 6 mesi fa, anche perché le guerre diaboliche dei cristiani era il titolo che mi aveva proposto, cioè quando mi aveva suggerito di scrivere questo libro su Bertolomeo de las Casas, poi lo sventurato rispose, e per 6 anni mi sono pensavo di fare una cosa agile, una specie di antologia, e poi insomma ci ho lavorato sopra per 6 anni, perché una delle prime cose che, se volete, vi dico, c'è una produzione sterminata, in gran parte quasi esclusivamente manoscritta, per fortuna con una decorosa edizione critica, per alcuni volumi un po' meno per altri, ma insomma con opere complete facilmente, relativamente accessibili, pubblicate alla fine, per l'appunto, del secolo scorso. E appunto mi aveva proposto come titolo Le guerre diaboliche dei cristiani, e come vedremo è una citazione da un passaggio della brevissima relazione sulla distruzione delle Indie. Ma io, per arrivare a parlare di Las Casas e della sua posizione sulla teoria, dentro ai confini del paradigma della guerra giusta, vorrei ripartire un attimo dall'inizio. Naturalmente non mi giovo del fatto che per questa settimana avete discusso del tema della teoria della guerra giusta. Vorrei però dirvi, proprio con qualche breve parola, cos'è secondo me la teoria della guerra giusta, insomma qual è il significato storico, culturale, politico della teoria della guerra giusta. Tutti quelli che prendono la spada di spada periranno. Ancora, io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Sono 2 passi celeberrimi del Vangelo di Matteo, 26:52 e 5:39, rispetto ai quali la posizione dei cristiani nei confronti della violenza in generale, della guerra specificamente, sembra assolutamente chiara. E infatti, nei primi secoli del cristianesimo, le posizioni irenistiche sono nettamente prevalenti, basterebbe pensare a Tertulliano. Agli inizi del IV secolo, come sapete, le cose cambiano, il ruolo del cristianesimo diventa molto diverso, non è più una piccola, poi più grande setta o insieme di gruppi di religiosi considerati più o meno fanatici, Costantino diventa imperatore, secondo la leggenda, combattendo nel segno della croce, e soprattutto la sua elezione, insomma la sua conquista del potere imperiale è sostenuta dai cristiani, proclama la libertà di culto dei cristiani. Di lì a non molto, nel giro di meno di un secolo, si arriverà con l'editto di Teodosio al cristianesimo come religione ufficiale dell'impero romano.
è in questa situazione che si afferma la teoria della guerra giusta. L'espressione guerra giusta si trova nel suo corrispondente greco in Aristotele, per il quale si dà dikaios polemos, per evitare di essere assoggettati e per sottomettere chi è, chi deve essere sottomesso, chi è schiavo per natura. Quelle sono le guerre giuste. Nel diritto romano c'è l'espressione bellum iustum, ma come posso dire, viene in qualche modo proceduralizzata, cioè il bellum iustum è quello che è proclamato e condotto seguendo una serie di procedure a metà fra il giuridico e il religioso. C'è uno specifico gruppo di magistrati sacerdoti feziali che sono addetti esattamente a questa. Nella situazione che abbiamo visto, quando i cristiani fra l'altro vengono accusati di aver indebolito il vigore marziale dell'impero romano, se non di essere responsabili dell'ira degli dei capitolini, perché è stata introdotta questa nuova divinità e loro sono stati scacciati, Ambrogio da Milano, grande vescovo di Milano, cita, reinterpreta il termine guerra giusta in senso etico e religioso, non più giuridico formale o tutt'al più rituale, in senso con una sostanza etica, e cita, il suo allievo Agostino da Ippona cita un altro passo evangelico, Luca 3,14, in cui si racconta che Giovanni Battista, il precursore, il cugino e precursore di Gesù di Nazareth, del Salvatore, incontra dei soldati che sono venuti a chiedergli consiglio e gli dà alcuni consigli: comportatevi bene, rispettate i deboli, ma non dice loro non combattete. E allora, sulla base di questo testo, come capite, la cosa è paradossale, perché un conto è quanto sostiene, quanto si può ricavare da quello che avrebbe sostenuto il precursore rispetto a frasi assolutamente incontrovertibili pronunciate secondo il testo evangelico dell'altro evangelista, quindi dell'altra tradizione che sta dietro un altro Vangelo, Gesù stesso, viene in qualche modo fatto prevalere. Cioè si dice, Giovanni Battista non dice a questi soldati non combattete, quindi vuol dire che di per sé il servizio militare non è vietato ai cristiani, ma questo significa che ci sono delle situazioni nelle quali la guerra è legittima, è giusta. La sistemazione classica della teoria della guerra giusta, come saprete tutti, avviene parecchio tempo dopo, a metà del XIII secolo, da parte di Tommaso d'Aquino. La guerra di per sé è un peccato contro la carità, ma date determinate condizioni, quando c'è e si è in presenza dell'autorità legittima di un principe, c'è una giusta causa e l'intenzione dei combattenti è retta, in questi casi la guerra può essere giustificata, diventa bellum iustum. Bellum iustum non è più, come nel diritto romano, un concetto formale, ma diventa un concetto morale e religioso. Infatti si ha giusta causa quando c'è una colpa dei nemici. Ieri avete ascoltato Marco Geona, discusso con Marco Geona sulla teoria della guerra giusta di Francisco De Vitoria. Naturalmente non riprenderò, mi permetterò neppure di ripercorrere il discorso, ma semplicemente di focalizzare un paio di punti. Ah, ritorno un attimo indietro. Allora, il senso della teoria della guerra giusta non è quello, come dicono tanti pacifisti cristiani, con le migliori intenzioni, di introdurre dei paletti morali per limitare il ricorso alla guerra. È esattamente il contrario. È esattamente quello di, oggi usiamo il termine sdoganare, che mi sembra un po', come dire, sottodimensionato per la questione generale, legittimare la guerra a fronte di un messaggio radicalmente non violento come quello del cristianesimo e nei confronti di comunità orientate a una posizione, se non eversiva dell'ordine, certamente non particolarmente
come dire, integrale, organica all'ordine imperiale. Anche i cristiani, cioè la teoria della guerra giusta serve a dire anche i cristiani possono combattere. Non è vero che non possono combattere. Altro contesto in cui questo tema emerge con forza, e la teoria viene riproposta e modificata, è quello della conquista dell'America. Soltanto due battute, appunto, della impostazione di Vitoria. Primo, si può discutere a lungo sulla modernità o meno di Vitoria. Il nostro amico Carl Schmitt sostiene che c'è ancora una forte presenza teologica e non c'è dubbio. Però Vitoria fa questa operazione, sostiene che si dà giusta causa soltanto quando si dà una iniuria. L'altro nostro amico Carlo Galdi, nella traduzione del De Iure Belli di Vitoria, traduce il termine con offesa. È un po' riduttivo, credo. Io sono d'accordo con il nostro collega Lorenzo Milazzo quando si insiste che in iuria significa la violazione, la negazione di uno ius, la violazione di un diritto. E infatti, come funziona la giustificazione della conquista dell'America da parte di Vitoria? L'intervento più autorevole in un dibattito, come probabilmente avrete sentito dire in questi giorni, che dura 70 anni circa, comincia nel 1511 con la denuncia dei domenicani giunti a quello che oggi è Santo Domingo, a Haiti, all'Hispaniola, estos no son hombres, proclamano con forza all'omelia di fronte alla comunità attonita dei coloni. E allora non hanno un'anima razionale, ma voi li state distruggendo con la violenza delle vostre guerre e con lo sfruttamento. Comincia un dibattito che ha toni, come vedremo, anche di grande radicalità, e certamente il più autorevole di quelli che intervengono è il più grande teologo dell'epoca, cattolico dell'epoca, e certamente il più grande teologo cattolico spagnolo dell'epoca, e cioè Francisco de Vitoria. Che operazione fa Vitoria? Dice: guardate, quelli lì sono veri domini, sono legittimi titolari dei loro diritti di proprietà e le loro giurisdizioni sono legittime. Allora bisogna giustificarla la nostra conquista. E le giustificazioni che ci sono in giro, di fatto, non lo dice esplicitamente, è ovvio, compresa la bolla intercetera di Alessandro VI, Papa Rodrigo Borgia, compresa la pretesa dell'imperatore rilanciata dagli intellettuali di corte di Carlo V di essere signore del mondo, non funzionano, non valgono, tantomeno l'imposizione del cristianesimo. E allora cosa giustifica la guerra degli spagnoli? Il fatto che vengano violati alcuni diritti naturali, cioè universali, cioè diremmo oggi diritti umani. Il diritto di viaggiare, il diritto di risiedere, il diritto di diventare cittadini, lo ius soli integrale, il diritto di partecipare ai beni comuni. Sentite, vi ricordano qualcosa, no? Questi termini, poi magari ci torniamo sopra. La violazione di questi diritti configura una grave iniuria, ed iniuria bellum iustum. Di fronte alla violazione di questi diritti è legittimo intervenire militarmente. E dunque, se queste popolazioni persevereranno nella loro malizia, sottometterle. Questo vale anche se si viola, attenzione, non si può imporre con la guerra il Vangelo, l'abbiamo detto, ma se si viola quell'altro diritto universale, naturale, umano, che è quello di predicare il Vangelo, cioè la verità, cioè la salvezza, e anche per impedire i sacrifici umani e l'antropofagia, cioè in sostanza per impedire la violazione dei diritti umani degli stessi indiani, i quali non sono autorizzati a rinunciare a questo, cioè nel caso anche che loro volessero, preferissero rischiare di essere sacrificati sugli altari piuttosto che per evitare il dominio straniero, non potrebbero farlo. La assolutezza del diritto impedisce che si possa rinunciare ad esso, sono diritti indisponibili, diremmo noi oggi. Ancora in questo dibattito,
Ah, scusate, un ultimo elemento, forse vale la pena di ricordarlo, probabilmente ne avete parlato, in questa situazione il principe giusto diventa giudice delle diverse comunità. Non c'è un terzo superiore, non esiste un'entità, l'abbiamo visto, l'imperatore non è signore del mondo, il papa non ha una giurisdizione temporale che si estenda a questi tempi, e allora è il principe giusto che assume la funzione di giudice fra le due comunità. La guerra è connotata come un procedimento giudiziario. Sempre nel dibattito, ne avete parlato anche di lui, avete visto l'altra grande figura intellettuale che compare insieme ad altre figure, magari di rilievo, ma certamente non di analoga importanza, è l'umanista Juan Quiñones de Sepúlveda, il quale essenzialmente basa la sua, lui è proprio un Vittoria ha cioè degli aspetti critici importanti nei confronti della conquista. Sepúlveda è un intellettuale organico, amico di Cortés, insomma non ci sono. Nessuno dei due, ma ovviamente, ha mai messo piede nelle Indie. Si basano sui racconti che arrivano dei cronisti a loro volta, sostanzialmente organici alla conquista stessa. Sepúlveda essenzialmente si basa sull'utilizzazione della teoria aristotelica. Con la sua antropologia della disuguaglianza e con la sua teoria della servitù naturale. Ci sono quattro cause specifiche che legittimano la conquista dell'America. È giusto fare guerra per sottomettere coloro che sono natura servi, è giusto fare guerra per impedire i peccati contro la legge di natura, in cui cadrebbero gli indiani quando commettono atti di idolatria, quando si lasciano andare a pratiche come di cui spesso, quasi sempre, devo dire, quasi a ogni piesso spinto viene citata la sodomia e così via. È giusto intervenire per impedire sacrifici umani, ma è giusta anche la guerra santa. Ovviamente non si può imporre la religione con la guerra, la religione deve essere, cioè la fede non può essere imposta, deve essere un atto spontaneo di adesione, ma attraverso la guerra, attraverso la violenza, con un uso consapevole del terrore e della sottomissione, si creano le condizioni perché vi sia un'adesione spontanea, diciamo così, alla fede. Il tema del compelle entrare che viene ripreso, come sapete, proprio in questa stagione, siamo nell'epoca della riforma protestante e così via. Qual è la posizione di Bartolomé de las Casas rispetto a tutto questo? Intanto non pretendo neanche lontanamente di dare decenni biografici sul personaggio, il mio stesso libro forse è un po' usurpato a dire che si tratta di una biografia intellettuale perché c'è uno schemino insomma iniziale per riprendere, è una ricostruzione, un tentativo di ricostruzione complessiva di quelli che secondo me sono i punti fondamentali del suo pensiero, insomma, è più un tentativo. La maggior parte delle opere sulla Scasa sono strutturate secondo la sua, io ho cercato di fare un'operazione un po' diversa, forse più confusa, ma insomma eccetera. Comunque sta di fatto che è un personaggio, nasce nel 1484 a Siviglia, appartiene a una famiglia coinvolta nella scoperta, potremmo già dire, barra conquista fin dall'inizio. Il padre partecipa al secondo viaggio di Colombo, torna fra l'altro con un ragazzino schiavo da regalare alla Scasa a se stesso. E la sua famiglia avvia una encomienda, una impresa agricola e forse anche di estrazione o di ricerca di metalli preziosi all'Ispaniola, impiegando manodopera servile nativa. Las Casas arriva alla Ispaniola già nel 1502, a soli 18 anni, proprio ancora nella prima fase della conquista. Ha probabilmente ricevuto alcuni ordini, insomma, poi nel giro di qualche anno verrà consacrato sacerdote. Probabilmente quando durante un viaggio in Italia, il suo ruolo di chierico non è percepito come incompatibile col ruolo nell'azienda di famiglia. È un chierico, si dice encomendero, cioè
titolare di un'encomienda, cioè titolare di una delle aziende che, di quella forma che si sta istituzionalizzando esattamente in questi anni, all'inizio del XVI secolo, attraverso il quale si tiene insieme la finzione giuridica, diciamo così, della libertà degli indiani come sudditi della regina di Castiglia e la realtà di fatto di un lavoro servile che è di fatto schiavile. Cioè l'encomienda, l'idea, siccome bisogna tenerli lì per evangelizzarli, più o meno la cosa è giustificata così, allora, e siccome ci devono dare un tributo, allora è legittimo costringerli al lavoro obbligato, servile, non libero, no? Non secondo un contratto di lavoro. Poi se volete discutiamo sulla libertà dei contratti di lavoro, ma insomma questo ci porta lontano, ma non troppo, perché temi di questo genere nella scala si trovano. E in questo ruolo vede la realtà delle guerre di conquista, non solo la realtà dello sfruttamento, perché partecipa, non si sa bene in quale ruolo, a una spedizione, subito all'inizio, una spedizione di pacificazione, insomma di repressione di una rivolta che avviene all'interno degli spagnoli, soprattutto negli anni 1512-1513, è il cappellano, diciamo così, della spedizione di pacificazione di Cuba, durante la quale appunto vede forse le forme più gravi, in entrambe le occasioni sicuramente entra in contatto con le forme più gravi di violenza nei confronti dei nativi. Particolarmente vivido il racconto che Las Casas, diversi anni dopo, decine di anni dopo, fa del massacro a cui ha assistito nel grosso villaggio cubano di Caonao. I soldati spagnoli arrivano in paese dopo essersi riposati sul greto di un fiume ed aver affilato le loro spade. I nativi li aspettano seduti per terra, li guardano attoniti, sono stupiti dalle barbe, dalle armature, dai cavalli, portano loro del cibo e rimangono lì seduti. A un certo punto, come se fosse stato preso dal diavolo, dice Las Casas, uno degli spagnoli sguaina la spada e colpisce uno di loro e tutti gli altri si danno a violenza e ferate. Lui cerca in qualche modo di difendere, il comandante rimane lì come un pezzo di marmo, cito letteralmente. Las Casas cerca di salvare un po' di persone, racconta di avere battezzato un moribondo dopo avergli impartito velocemente una catechesi mentre era letteralmente con le budella di fuori. Racconta di un altro lasciato diviso in due per giornate in una lunghissima agonia. Ed è probabilmente un po' la goccia che fa traboccare il vaso. Probabilmente lì la scasa svolta nella sua posizione. Sta di fatto che nel 1514, mentre prepara la omelia per la messa di Pasqua, decide di i sacrifici, commenta un brano del Siracide, i sacrifici dell'empio non sono graditi al Signore. Chi è l'empio? L'empio è quello che sfrutta il povero, è quello che fa violenza sul povero. E si dice subito dopo, si rende conto che non può continuare nel ruolo che ha. È stato un encomendero benevolo, i suoi indios probabilmente si sono trovati molto meglio che con altri padroni, ma si rende conto che non può, che la missione della sua vita è difenderli, che non può difendere, non è credibile difenderli se continua a tenerli in encomienda. Li restituisce al governatore, è consapevole del fatto che il loro destino sarà peggiore, ma insomma entra in contatto stretto con i domenicani degli spagnoli di cui già prima avevo parlato, va in Spagna, comincia una lunghissima battaglia fatta di prese di posizione pubbliche, un lavoro costante di lobbying, diremmo noi oggi, a corte, contatti con i dignitari prima di Ferdinando e poi a lungo di Carlo V, fino alle figure più importanti della corte e agli stessi sovrani, patti con il diavolo in certi momenti, compromessi che, se volete poi ne parliamo con calma, ma insomma che lo porteranno alla disperazione,
con il fallimento del suo tentativo di colonizzazione pacifica, e quindi nel 1522, alla scelta di ritirarsi, lui parla di questa scelta come una sepoltura, di prendere gli ordini domenicani, di ritirarsi in convento e fra l'altro anche di approfondire i suoi studi teologici, evidentemente rimarrà nascosto fino al 1534, e poi dopo tutta la grande fase delle sue, dei suoi, della sua produzione teorica, dei suoi scritti polemici, di nuovo della sua azione a corte e non solo. La testimonianza, l'esperienza di Las Casas e poi la raccolta di testimonianze di altri autori viene riportata in maniera vivida, documentata è noto a tutti un brevissimo appunto trattato, la brevissima relazione della distruzione della Indias che ho già citato, che viene pubblicata, viene fatta circolare negli anni, all'inizio degli anni 40 e poi verrà pubblicata nel 1550-51, che è una specie di sintesi degli orrori, delle violenze, delle conquiste spagnole nelle varie aree delle Indie. La brevissima relazione non è che un estratto molto denso e molto breve di un'opera gigantesca insomma, migliaia di fogli rimasta manoscritta a lungo, cioè la storia della Indias, in cui si narra fra l'altro appunto la terribile vicenda della violenza delle guerre di conquista. Cito soltanto un piccolo brano tratto da un'opera, in realtà da un testo del 1546, quindi un testo abbastanza, no, non tardo, diciamo, della fase mediana dell'opera di Las Casas, in cui c'è una sintesi di quello che succedeva con le conquiste. Li torturavano con i tormenti corporali più estremi, li spellavano, li impalavano, li bruciavano, li legavano dai pali nudi e ponevano il fuoco sotto i loro piedi, e poi alle tibie, e poi poco a poco alle membra superiori, bruciando l'uno dopo l'altro. Li gettavano ai cani mordaci che tenevano con sé, applicandosi con grande industria e diligenza ad addestrarli a diventare feroci. Con questo solo fine, tagliavano con le spade i corpi a metà, gareggiando a chi era più rapido dell'altro, più veloce, o gettava più lontano una testa separata dal tronco con un solo colpo, o anche riduceva in parti più piccole le membra spezzate. E così alcuni erano strangolati con corde, altri decapitati, altri fatti a pezzi, altri scorticati, altri trucidati. Cos'altro? Tutto era madido di sangue umano. Questa storia comincia già durante, per quanto in forma minore, con le prime scaramucce durante il primo viaggio di Colombo, nonostante che Colombo venga accolto in maniera molto favorevole dai nativi, addirittura salvato da un naufragio da uno dei re dell'isola di Haiti. E soprattutto durante il secondo viaggio cominciano più massicciamente gli interventi di repressione. Nella brevissima relazione Las Casas, per così dire, individua uno schema che si ripete un po' nelle varie aree delle Indie, a cominciare appunto dall'Ispaniola e poi successivamente nelle altre aree, a Cuba, in Giamaica, nelle piccole Antille, sul continente e così via. Al momento della scoperta gli indigeni si dimostrano ben disposti nei confronti degli spagnoli, curiosi e ospitali. Gli spagnoli rispondono con il massacro e la violenza più efferata, sgozzamenti, uccisione di donne gravide e di bambini, incendio di edifici in cui sono rinchiuse centinaia di persone e con le forme più dolorose e perverse di tortura letale. È una violenza che in certi casi appare gratuita, in altri casi è una tortura per cercare di ottenere oro e ricchezze, e che comunque assume una funzione strategica. Le carneficine vengono inculcate, cito dalla Scatas, vengono eseguite per inculcare il terrore della loro ferocia in ogni angolo di quelle terre. A cosa serve la mattanza di cui parla, molto crudele, di cui parla Las Casas?
a minimizzare i rischi inevitabilmente connessi con la sproporzione numerica. Certo, dal punto di vista della tecnologia militare e delle armi, la superiorità degli spagnoli è indiscussa, ma sono comunque pochi. E quindi dimostrare shock and awe, no? Non so se siete troppo giovani, ma era una delle operazioni, uno dei nomi con cui era stata definita un'operazione degli Stati Uniti ai tempi in Iraq, impaurisci e spaventa, insomma, una cosa, cioè colpisce e spaventa. Il risultato è anche un annichilamento delle coscienze, l'induzione di una depressione, fino a un azzeramento della dignità delle vittime, fino a spingerli a pensare che non sono uomini. E appunto, nelle poche pagine della brevissima relazione, un testo che secondo me andrebbe letto comunque, dovrebbe essere, come dire, considerato come uno di quei testi di riferimento, insomma, un po' come se questo è un uomo di Primo Levi o il diario di Anna Frank, per la... Io tendo a vedere la conquista dell'America e la Shoah come i due genocidi, stermini paradigmatici, insomma, su questo sono un po' critico del pur bellissimo libro di Pierpaolo Portinaro, no? Insomma, che in qualche modo, per una serie di motivi, ma se volete poi ci torniamo. Insomma, c'è in quel breve trattato e nelle migliaia di pagine della storia della Sindias, c'è una agghiacciante fenomenologia di violenza e di crudeltà in un crescendo infernale. Non insisto sulla fantasia sadica dei cristiani, cito soltanto una circostanza nella quale le vittime vengono appese a lunghe forche a gruppi di 13, dice la Scasas, in onore e reverenza del nostro Redentore dei 12 Apostoli, mentre altri vengono, dopo che vengono appesi, cotti per così dire a fuoco lento, mettendo soltanto della paglia ai loro piedi in modo che il fuoco si propaghi lentamente e soffrano di più. Massacri come quello di Cholula nella conquista del Messico, con 6.000 nativi trucidati e arsi vivi, le sevizie sulla popolazione del Guatemala della spedizione comandata da Pedro de Alvarado, particolarmente crudele, si arriva ad indurre all'antropofagia, cioè sostanzialmente ad utilizzare certi rituali bellici di alcune popolazioni in questo modo: non gli si dà da mangiare, così poi si nutrono dei nemici una volta che li hanno conquistati. In altri casi il macello di carne umana viene utilizzato per altri scopi o se non per divertimento, per esempio per addestrare, nutrire, rendere sempre più aggressivi. Perros Bravos, una delle armi decisive nella conquista dell'America, i cani da guerra, e le atrocità aumentano secondo la descrizione di Las Casas via via che la conquista si espande, senza togliere la condanna, insomma, non solo sul piano della violenza fisica ma anche sul piano della indegnità morale, la continua serie di tradimenti dei sovrani indigeni e delle popolazioni che si dimostrano favorevoli, che si dimostrano benevole, addirittura da Guacanagari, che aveva salvato appunto Colombo nel suo primo viaggio, alla regina Nacaona, a Montezuma in Messico, che viene a sua volta tradito, ha dato a Hualpa, l'ultimo Inca, che viene bruciato arso vivo dopo che ha pagato 15 milioni di castigliani d'oro di riscatto. E ora arriviamo ai temi teorici. Tutto questo come viene inquadrato da Las Casas? Las Casas, solito, vecchio, annoso problema della modernità di Las Casas. Mi stavo rivedendo un po' di cose del pensiero vivente di Esposito. Questa idea che, insomma, c'è una visione della modernità, c'è il pensiero mainstream della modernità che, insomma, tende a dire, no, pensate a Cartesio, no? Si fa
tavola rasa di tutto quello che c'è stato e ora costruiamo un nuovo pensiero. Hobbes fa qualcosa del genere sul piano politico. Certamente siamo, se le cose stanno così, stiamo di là, prima. La Scasas ha una robusta formazione giuridica, in utroque iure, ma soprattutto nel diritto canonico, addirittura il suo pensiero, esagerando un po', è stato ricostruito come tutto riconducibile a uno schema del diritto, schemi del diritto canonico, ma insomma comunque non è un autodidatta per niente. Nei 12 anni che vi ho detto, a modo di approfondire, che vi ho detto di ritiro, di seppellimento, come dice lui, a modo di approfondire il pensiero teologico, ovviamente da buon domenicano, ispirandosi al pensiero di Tommaso d'Aquino, anzi dichiarerà alla fine della sua vita di non aver mai scritto nulla in contrasto con le teorie di Tommaso d'Aquino. Quindi siamo dentro paradigmi del pensiero filosofico, teologico, giuridico medievale, con alcune aperture, curiosità, insomma, che qualcosa sta succedendo in giro, si capisce, ma certamente non è neppure, come dire, un pensatore influenzato dall'umanesimo, da quello che succede nel Rinascimento, nell'Europa, nell'Italia, nell'Europa centrale e così via. E tuttavia lavora dentro questo paradigma, boh, sì, forse sì, certamente utilizza elementi, parti, autoritates del passato, della tradizione antica e medievale, ma smontando gli elementi, rimontandoli con esiti dal punto di vista politico assolutamente nuovi, diversi, che forzano il significato degli insiemi ideologici e teorici e politici in cui questi elementi di pensiero avevano operato. Lo dice anche Tommaso d'Aquino, che è legittimo uccidere il tiranno. Bisogna vedere poi in che contesto questo lo si dice, a cosa lo si rapporta. Se uno dice che tutte le guerre, come vedremo, degli spagnoli sono state tirannichee ricorda che è legittimo uccidere il tiranno, è chiaro che ha un impatto, come dire, un po' diverso rispetto a leggere qualcosa del genere in una questio accademica. Devo dire, in una recensione di questo libro, il recensore, a volte succede che chi legge le tue cose che capisca qualcosa che, insomma, o le riforma in una maniera che particolarmente perspicua, usa la tradizione contro se stessa, e forse può essere una formula. La Scasas usa la tradizione contro se stessa. Ecco, questo vale sicuramente per il paradigma della guerra giusta. La Scasas discute le cose che vi ho detto, inquadra le cose che vi ho detto, di cui appunto dà questa ricchissima e agghiacciante e terrificante fenomenologia, all'interno della teoria della guerra giusta e sostanzialmente all'interno della teoria della guerra giusta a livello di elaborazione a cui era stata portata da Vittoria. Ci sono discussioni su chi ha influenzato chi, sono contemporanei. Quelli che sostengono che la Scasas ha influenzato Vittoria sono quelli un po' che tendono anche a pensare che Vittoria fosse dalla parte degli indiani, cosa che a me francamente non pare reggere, anche se, ripeto, insomma, pensiero non può essere schiacciato semplicemente su un'apologia della conquista. La giusta causa è l'iniuria, nel senso specifico della violazione di un diritto, di uno ius. Ma la prospettiva è completamente rovesciata. Se il diritto alla guerra, lo ius belli, si ha quando il nemico commette una iniuria, questo non è il caso degli indiani, che se ne stavano per i fatti loro. Vivevano separati dai cristiani, vivevano in terre, attenzione, a differenza di quello che è successo secondo appunto questo tipo di ricostruzioni teologico-giuridiche in alcuni paesi, aree europee, nell'area del Mediterraneo, a cominciare dalla Palestina, che era stata
insomma, cristianizzata. Lì non c'è stata nessuna usurpazione, sono luoghi dove non è mai arrivato il cristianesimo e dove non sono mai appartenuti ai cristiani. E ripete più volte Las Casas, ecco, se c'è un appunto, secondo lo schema argomentativo scolastico è difficile che se la prenda con un avversario direttamente, tende sempre molto di più ad utilizzare le auctoritates di altri per portare argomenti magari anche non sempre coerenti fra loro. Se c'è uno però con cui se la prende è un grande canonista, Enrico di Susa, il cardinale Ostiense, il quale sosteneva che con la venuta di Cristo tutte le giurisdizioni pagane, insomma non cristiane, sono destituite di fondamento. E Las Casas su questo è molto duro, sostiene che questa è una tesi. Sostiene magari che Enrico di Susa non voleva sostenere, dire esattamente questo, ma insomma affermare che le giurisdizioni degli indiani non sono legittime è eretico e bisogna fare, invita il Papa a fare di chi sostiene queste tesi quello che deve essere fatto degli eretici, cioè passarli al braccio secolare perché vengono messi sul rogo. Quindi prospettiva completamente rovesciata, allo stesso tempo radicale rifiuto di ogni forma di imposizione violenta della predicazione. Gli spagnoli non hanno mai avuto giusta causa di guerra. Mancano dell'autorità del principe, prima condizione posta da Tommaso d'Aquino, perché, diciamo con interpretazione un filino ottimistica, Las Casas sostiene che i re di Castiglia non hanno mai ottenuto le non hanno mai autorizzato le conquiste. Insomma, ci sono certamente delle ambivalenze, ma manca la giusta causa, perché gli indiani non hanno mai commesso degli atti tali da configurare una ignuria, quindi sono nulle di nessun valore giuridico, ingiuste, inique, tiranniche. È un tema che viene ripetuto, diventa un topos delle opere di Las Casas e, attenzione, viene via via esteso. Non soltanto le guerre degli spagnoli nelle Indie, ma anche prima di esse, quelle che le hanno prefigurate. Le guerre di conquista dei portoghesi in Africa. Cioè le guerre a partire dalle quali comincia la schiavitù degli africani. Questo è un altro tema, se volete poi ci torneremo. Gli spagnoli non hanno mai avuto giusta causa. Detentori della giusta causa, secondo passaggio di questo rovesciamento della prospettiva, sono gli indiani. Las Casas lo afferma con chiarezza già nel 1531. Tutte le nazioni indiane sono titolari di guerra giusta fin dall'inizio della loro scoperta. Il concetto è espresso in forma icastica nella brevissima relazione. So per scienza certa e infallibile che le guerre degli indiani contro i cristiani furono sempre giustissime, mentre nemmeno una di quelle intraprese dai cristiani contro gli indiani lo è stata, che anzi furono tutte diaboliche e ingiustissime, ben più di quelle mosse da qualsiasi tiranno di tutti i tempi. Dunque, il fatto che gli indiani, nonostante si trovino in una condizione a cui ho accennato, no? In una progressiva, come posso dire, deprivazione di forze fisiche, esaurimento che poi diventa depressione mentale, che fino a pratiche di suicidio, fino a pratiche di aborto indotto, comunque condizioni nelle quali non si riproducono più, sono tutte cose che, se vi leggete il libro molto bello di Livi Bacci sulla conquista, sulla distruzione degli indiani d'America, sono attestate sostanzialmente dalla ricerca contemporanea sui motivi. Quindi questa disumanizzazione, questo se olviden de ser hombres, dice Las Casas, si dimenticano di essere uomini, e nonostante questo ci sono azioni di ribellione? No, di resistenza. Perché? Perché le giurisdizioni degli spagnoli non sono legittime, mentre lo sono le giurisdizioni degli indiani.
quelli che non sono sudditi, come possono essere ribelli? Sono infatti uomini che vivono in pace nelle loro terre senza dovere niente a nessuno e governati dai loro signori naturali. E se non avessero esercitato il loro diritto di legittima difesa, non sarebbero stati giudicati come stolti e come bestie se avessero concesso tale soggezione e avessero obbedito? A Colombo, che intraprende delle azioni di repressione di quelle che vengono chiamate ribellioni, fra l'altro, elemento interessante, se si poteva sostenere che c'era una rivolta degli indiani, in genere i coloni erano molto contenti, perché questo permette, si sarebbe trattato di una guerra giusta, e cosa succedeva? Che i prigionieri fatti nella guerra giusta potevano essere ridotti in schiavitù, proprio schiavitù dei jure gentium, quelli che potevano essere comprati e venduti, quindi neppure quella forma di schiavitù di fatto definita dalla encomienda. Bene, dice Las Casas, chi aveva costituito l'ammiraglio Colombo, giudice? Con che autorità e giurisdizione, con quale causa legittima e con che giustizia l'ammiraglio condannava tutto quel popolo a servire gli spagnoli, essendo tanto liberi quanto loro e forse più, esclusa la fede e il cristianesimo? Forse non erano titolari di più potere e giurisdizione più legittima e giusta su di lui e sui suoi, dato che erano re e signori naturali? Cioè era Colombo sottomesso alla giurisdizione dei signori naturali, cioè dei legittimi governanti degli indiani. Donde quiera che falta giustizia, se la puede hacer a sí mismo, e l'oppresso è aggraviato. Dove non c'è giustizia, l'oppresso e l'umiliato se la possono fare da sé. Tutte le azioni di guerra degli indiani vengono giustificate dalla Casas. La loro virtù militare, il loro eroismo sono esaltati, sono paragonati tante volte agli eroi mitologici, a Ettore, a Giuda Maccabeo e così via, nonostante la macroscopica sproporzione militare, il fatto che appunto rispetto alle armi degli spagnoli, comprese le armi da fuoco, le armature, i cavalli e così via, non cani, le armi degli indiani non erano altro, erano come dei giochi da ragazzi, combattevano come leoni anche se nudi e scalzi, sì. E ripeto, sono giustificabili tutte le loro violenze, tutti i loro atti di anche di legittima difesa preventiva, usiamo questo termine, perché la loro diffidenza, avendo saputo quello che fanno gli spagnoli, la loro diffidenza nei loro confronti è pienamente giustificata, così come è legittima non solo la guerra di difesa, ma anche la guerra di vendetta per infliggere la giusta posizione. Tutte le violenze sono giustificate anche quando ne vanno di mezzo degli innocenti, anche quando, non solo in presenza di un, come dire, di effetti collaterali cosiddetti, ma anche quando si tratta di, ci sono diverse circostanze, due o tre circostanze in cui sono dei religiosi che sono stati uccisi dagli indiani. Sulla base però delle informazioni che avevano, loro erano legittimati a fare questo, perché non potevano sapere che avevano una posizione differente, compresi i suoi sodali con cui aveva fatto questo tentativo di colonizzazione pacifica. Non potevano sapere gli indiani che non erano organici alla conquista, alla colonizzazione e alla conquista spagnola. Certo, loro saranno martiri e beati, ma gli indiani, cito, presero giusta vendetta su di loro ammazzandoli, quantunque innocenti. Ho già detto che la teoria della guerra giusta di Las Casas deve molto alla rielaborazione compiuta da Vitoria, ma viene messo in questione il nucleo teorico dell'argomentazione di Vitoria, cioè la legittimazione della conquista sulla base del riferimento ai diritti umani universali. L'inalienabilità dei diritti viene declinata in modo diverso. Non c'è dubbio che in Las Casas ci sia una prospettiva universalista, ma accanto a questa
emerge con forza la rilevanza dei contesti culturali. C'è da un lato un'insistenza sulla comune razionalità di tutti gli esseri umani, per cui tutti sono liberi, e c'è un'insistenza sulla comune libertà, sulla libertà come funzione della razionalità, che non può essere sottomessa ad altro. Ma si tiene conto, lo vedremo in due o tre passaggi, della rilevanza dei contesti e si attribuisce importanza, come dire, all'autodeterminazione, alla legittimità delle giurisdizioni. Sono veri domini, dunque hanno diritto ad impedire o a regolamentare la presenza di stranieri sulle loro terre, fatti salvi i doveri naturali di ospitalità e assistenza. In Vitoria l'attribuzione a tutti gli esseri umani dello ius peregrinandi nillas provincias et illic degendi era la base di uno dei titoli legittimi della conquista, diritto di migrare degli spagnoli, cioè diritto di migrare di tutti, in questo caso ovviamente applicato agli spagnoli. Qui Las Casas gioca, in funzione della difesa degli indiani, la carta del particolarismo, della difesa dei confini della comunità. Dopo un'iniziale appartenenza in comune della terra, la suddivisione delle giurisdizioni è funzionale alla promozione del bene comune. È naturale, implica il possesso di un territorio. Ogni provincia e ogni regno nel mondo naturaliter desiderat suam jurisdictionem. La ripartizione in giurisdizioni è, come dire, desiderata, implicata, ma capite che c'è una pregnanza del termine che è molto forte. E la giurisdizione a sua volta desiderat un suo territorio. E il territorio ha dei confini. E i confini possono essere difesi da coloro che ne sono, che sono titolari di quel territorio, di quella giurisdizione. Non solo, neppure il diritto alla predicazione del Vangelo può essere giusto a causa di guerra. Non si deve muovere guerra agli indiani con il pretesto che debbano ascoltare i predicatori, neppure se li uccidessero. Perché non uccidono i predicatori in quanto predicatori, né i cristiani in quanto cristiani, ma come nemici pubblici truculentissimi per non essere oppressi o uccisi da loro. Neppure la difesa delle vittime dei sacrifici umani legittima la conquista. Perché? Non perché, come a volte si dice, Las Casas legittimi i sacrifici umani. Sono qualcosa di letteralmente diabolico, sono stati secondo lui introdotti proprio dal diavolo fra gli esseri umani. E tuttavia si tratta di pratiche risalenti a tempi antichissimi, praticate dalle quelle comunità dove vengono praticate, non tutte, fra l'altro lui fa precisa delle distinzioni, sulla base dell'autorità degli uomini ritenuti più saggi, è il principio degli endox aristotelico, comunque prescritte dai loro governanti, e comunque la guerra è uno strumento inadeguato per impedire che si ripetano questi tipi di sacrifici. In ogni caso i sacrifici umani non costituiscono giusta causa di guerra. Di più, dagli indiani sono tenuti a difendersi da coloro che volessero invaderli per impedire i loro culti, compresi i sacrifici umani. Sono cose che Las Casas sostiene nel 1850-51 durante la famosa disputa di Valladolid, che lo contrappone per l'appunto al campione teorico dei coloni, e cioè appunto Juan Ginés de Sepúlveda, di cui abbiamo già parlato. Ancora, di fronte all'idea che sia giusta causa di guerra la sottomissione di coloro i quali sono servi per natura, sulla base dell'idea che i barbari sono servi per natura e che gli indiani sono barbari,
Las Casas decostruisce l'idea di, se volete poi ci ritorniamo, decostruisce l'idea di barbarie, sostenendo che i barbari di cui parla Aristotele non sono gli indiani. Non possono essere popoli interi, si tratta di individui che vivono fuori dal contesto umano, che non hanno una razionalità politica e così via. Ora, abbiamo detto finora che Las Casas si muove all'interno del paradigma della guerra giusta. Eppure, già nel primo dei suoi trattati teorici, scritti appunto, comunque quantomeno cominciati e in buona parte abbozzati durante questo periodo di ritiro nell'isola, in un piccolo convento nell'isola di Haiti, o Hispaniola, Santo Domingo, insomma chiamato quell'isola lì, il De Unico Vocationis Modo, cioè trattato in cui Las Casas si riflette su qual è l'unico modo legittimo di predicare il Vangelo, cioè quello pacifico, quello che utilizza la razionalità, qui insomma mette a frutto i suoi studi di teologia ispirati da Tommaso. E insomma sembra già che già lì la nozione di guerra giusta sia svuotata di significato. Ci sono dei passaggi nel De Unico Vocationis Modo che ricordano Erasmo, la Quaere et la Pacis. Si insiste sui danni, sui disastri, sulle distruzioni della guerra. La guerra è qualcosa di miserrimo, di scelerato, piena di ogni pestilenza e crudeltà. Nell'apologia nel testo che riporta il suo intervento contro Sepulveda a Valladolid nel 1850, siamo decenni dopo, la guerra è definita omnium malorum oceanus, opus de se impium, costante il rischio di uccidere innocenti, volevo trovare un'altra espressione. Ritorniamo un attimo indietro al De Unico Vocationis Modo. Siamo negli anni 30. Bellum, quid aliud est quam multorum homicidium commune et latrocinium? Cioè, che cos'altro è la guerra se non un ladrocinio, un'associazione a delinquere e un omicidio di molti e che ricorda esattamente la definizione degli stati non giusti di Agostino, secondo me, cioè, e meriterebbe forse di avere lo stesso, questa definizione della guerra meriterebbe di avere lo stesso rango, insomma, come della famosa appunto espressione agostiniana che definiva gli stati. Appunto, sempre questa idea dell'associazione a delinquere, del latrocinio. Non solo, soprattutto nell'apologia si insiste su elementi, su fallace della, per esempio, dell'accostamento della guerra al giudizio. Insomma al tribunale, la guerra di fatto tende a perdere il suo valore sanzionatorio. Nell'impeto della battaglia è difficile distinguere i colpevoli dagli innocenti, vengono sempre coinvolti coloro che non sono destinatari della guerra. E poi si commettono crimini ancora più numerosi di quelli che si vorrebbe sanzionare. Insomma, la guerra non è un procedimento giudiziario, e questo è uno dei passaggi chiave nell'argomentazione di Vittoria. Starei per dire è uno dei punti chiave dell'intera teoria della guerra giusta, quando nel secolo scorso il filosofo del diritto che forse ha meno parlato di giustizia, anzi che ha sostenuto che non si può parlare di giustizia razionalmente in una teoria del diritto razionalmente fondata, Hans Kelsen, riesuma la nozione di guerra giusta per dire giuridicamente legittima. Lo fa esattamente perché ha bisogno della sanzione, perché nella sua visione della norma giuridica, se non c'è una sanzione, la norma non è norma. E allora nel diritto internazionale quali sono le sanzioni? Sono per l'appunto le guerre giuste.
E su questo invece Nascasas, con, devo dire, con grande capacità distruttiva, decostruttiva, mette in questione questa, potremmo chiamare la judicial analogy, no? Insomma, l'assimilazione della guerra a un procedimento giudiziario. Insomma, sembra andare oltre il paradigma. Ci conduce sulla soglia del superamento del paradigma, ma non la varca. Perché? Fondamentalmente perché il suo pensiero si radicalizza ulteriormente nel corso degli anni 50, cambia anche lo scenario politico alla corte spagnola, ormai possiamo dire non più castigliana. Filippo II è diventato di fatto il sovrano di Spagna, prima gli viene delegata quella parte della giurisdizione da parte di Carlo V e poi Carlo V morirà. È molto meno interessato alla difesa degli indiani di quanto Carlo V, pur nelle sue contraddizioni e nei suoi dubbi, fosse. Carlo V rappresentava il punto di riferimento per Las Casas. Avere la fiducia dell'imperatore, per quanto ovviamente moderata da altri tipi di considerazione, dalle decine di partite che stava, pensate, insomma, la complessità della politica della corte imperiale e spagnola in quella fase, insomma, turchi, mori, arabi, battaglia con la Francia, riforma protestante, insomma, e appunto teatro delle Indie, e comunque molto spesso la Scasa si è riuscita ad avere. Filippo II sostanzialmente si schiera dalla parte dei coloni. Allora a quel punto il pensiero della Scasa si radicalizza, non ha più bisogno, per certi aspetti, non ha più neanche la possibilità di cercare una sponda nel sovrano, e può dire cose molto, molto più, dice cose ulteriori, già aveva detto delle cose piuttosto radicali, ma insomma dice cose ancora più radicali e lo mette di fronte alla concreta possibilità di essere dannato in eterno nel caso in cui non intervenga in difesa degli indiani. Ci sono diversi elementi di questa radicalizzazione, ma insomma arriva a sostenere che tutte le conquiste sono state illegittime, che la giurisdizione, per quanto ci sia all'origine un mandato papale, può diventare in atto soltanto se ci sarà l'esplicito consenso degli indiani, con un patto che deve essere sottoscritto, che stabilisce le condizioni di questa adesione a una sorta di impero, per garantire, come dire, l'evangelizzazione, ma si tratterebbe comunque di comunità che rimangono autonome e che riconoscono semplicemente questo potere, dice lui, quasi imperiale. Sul piano della guerra giusta, allora cosa si sostiene? Si porta alle estreme conseguenze quel rovesciamento di cui avevo parlato prima. Si sostiene che gli spagnoli non hanno neppure il diritto di legittima difesa, possono soltanto fuggire, che sono nemici pubblici, mas propriamente son predones y latrunculos, i salteadores che hostes, sono più ladruncoli, predoni e delinquenti e assalitori che nemici, che hostes riconosciuti. E qui risponde a Sepulveda implicitamente, che aveva detto che le guerre degli indiani non avevano. È legittima la guerra per vendicare le offese che sono state, non solo per recuperare il maltolto, ma anche per vendicare le ignurie che si sono subite. Attenzione, abbiamo visto prima la giustificazione della schiavitù per diritto delle genti. Il principe giusto, cioè chi combatte dalla parte della giusta causa, una volta che sconfigge i nemici e li fa prigionieri, li può ridurre in schiavitù perché da loro salva la vita in cambio dell'assoggettamento. Chi ha la giusta causa? Chi è che è titolare della giusta causa nelle guerre delle Indie? Gli indiani, che possono ridurre legittimamente in schiavitù gli spagnoli. E i principi indiani sono loro i giudici competenti di cui parlava Vittorio.
Allora, morale del, veloce morale della storia. Non supera. Porta molti elementi per superare il paradigma della guerra giusta, ma non fa questo passaggio. Allora, torna di nuovo a radicalizzarlo. Ma certamente quello che fa Las Casas è rendere inservibile quel modello per lo scopo politico per cui è stato elaborato, cioè giustificare le nostre guerre e dichiarare che le loro guerre sono quelle ingiuste. Il dispositivo teorico della guerra giusta viene sostanzialmente portato all'assurdo. Ho finito, tre piccole considerazioni, non inattuali, attuali, nel senso troppo attuali, quindi un po' anacronistiche. Prima questione, modernità, non modernità di Vittoria. Certamente Vittoria non è moderno se la modernità su questi temi è quella... No, no, Vittoria, ritorno, rimetto. Certamente se la modernità è quella dello ius publicum europeo, del modello Vestfalia, non del fatto che gli stati sovrani hanno diritto di guerra. Insomma, lui va un po' in questa direzione, però ecco, certamente non è quello il modello, non è ancora quello il modello. Residui teologici ci sono, tutto quello che vi pare. Si potrebbe dire che Vittoria è inquietantemente postmoderno, perché dopo la fine della guerra fredda, dopo quando si è, insomma, per una stagione sembrava che le Nazioni Unite potessero, poi si è riproposta la teoria della guerra giusta, apripista Michael Walzer, come posso dire, spettacolari conversioni, non nel senso della conversione spirituale, ma insomma della conversione a U, come quando si fa manovra con l'automobile, con un veicolo. Pensate a Norberto Bobbio, no? Che aveva sostenuto nel famoso saggio Il problema della guerra e le vie della pace che non si può più parlare di guerra giusta, la guerra è come una catastrofe naturale nell'epoca, appunto, da un lato delle Nazioni Unite, con il loro, dice Ferraioli, ius contra bellum, quindi la delegittimazione di ogni forma di guerra che non sia quella che ricade, come sapete, nella legittima difesa finché non interviene il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e poi ridotta all'assurdo dalla condizione atomica, quindi dalla possibilità che la guerra distrugga l'intera umanità. Nel 1991, mentre Walzer utilizza il termine guerra, già aveva, si era portato avanti già nel 1977 parlando di una teoria morale della guerra, giusta, Bobbio usa il termine nel 1991, al momento della guerra all'Iraq, parla, questa è una guerra giusta, e dice no, ma volevo dire giuridicamente legittimata perché è autorizzata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Sta di fatto che la funzione, come dire, politico-ideologica, starei per dire psicologica, del tornare a parlare di guerra giusta è stata, con cambiate tutto quello che volete cambiare, ma molto simile per certi aspetti a quello che era successo nella tarda antichità con i cristiani tendenzialmente irenici. I cittadini, gli elettori progressisti, democratici, dopo la seconda guerra mondiale erano, e non solo, tendenzialmente orientati in senso pacifista, dopo la guerra di Vietnam e così via, tendenzialmente orientati in senso pacifista. Rimettere in circolazione la nozione di guerra giusta ha avuto una funzione di questo tipo, che è continuata a lungo, la ritroviamo per esempio nel discorso di Barack Obama quando ha ricevuto il premio Nobel per la pace, se volete dopo parliamo della situazione attuale, non lo faccio, dico solo che l'opera di Las Casas invece compro, e però sempre in funzione che comunque le guerre giuste sono le nostre, non le loro, per esempio quella del 99, la Jugoslavia, senza giustificazione da parte delle Nazioni Unite. Ecco, l'operazione di Las Casas mette profondamente in discussione tutto questo. Secondo aspetto, si può fare la guerra per impedire i sacrifici umani? Las Casas, no, si tratta di pratiche risalenti, di convinzioni profonde, non possono essere estirpate con la guerra. Sepulveda,
Si tratta di convinzioni radicate, figuriamoci se si riesce con un po', qualche predica a estirparle. Ci vuole la guerra per porre le condizioni. Non lo so a voi, ma mi ricorda il dibattito contemporaneo sull'esportazione o meno della democrazia e dei diritti umani. Sì, quelli che dicono ci vuole un processo lungo, complicato, di contaminazione, di confronto, di quelli che dicono sì, fra bene, nel frattempo che facciamo? Intanto poniamoli con la guerra le condizioni perché questo possa avvenire. Terzo punto, quello da cui è partito Nello, universalismo o particolarismo, diritti, giurisdizioni, spazializzazione delle giurisdizioni. Io non dico naturalmente, spero di non essere frainteso preventivamente, non sto parlando per la chiusura dei confini, tantomeno per l'erezione dei muri. Dico però che quando il nostro amico Luigi Ferraioli dice all'inizio della modernità noi abbiamo terrorizzato la libertà di viaggiare, di commerciare, di migrare e ora dobbiamo fare esattamente la stessa cosa, sarebbe ovviamente inadeguato rispondergli no, guarda che è stato teorizzato per un certo scopo e dobbiamo fare esattamente quello che diceva Las Casas, cioè chiudiamo i confini e siamo padroni a casa nostra, scusate banalizzo, Las Casas non diceva così perché poi parlava di doveri di solidarietà, di accoglienza, di tutto così via, diceva semplicemente che questa non è una legittimazione per la conquista. Insomma, tutto questo per dire che certe formule semplificatorie dell'universalismo da un lato e del particolarismo dall'altro, cioè voglio dire, non le metto se volete sullo stesso piano, poi se volete andiamo più nel merito, non ci sono insomma nelle nostre facce, siamo un legno storto come diceva Kant, siamo approssimativi, complessi, non ci sono regole semplici, immediate che ci consentono con un semplice schemino normativo di risolvere i nostri problemi politici, morali, umani. Grazie. Come al solito ho parlato troppo, ma vi dovevo avvertire all'inizio. Un'ora e dieci. Vabbè. No, Luca, grazie. Invece è stata una presentazione molto efficace, interessante. Non ho visto, qualche sbadiglio, ma ho sentito russare nessuno per ora. Anche perché poi, insomma, è una parte, è anche un racconto tragico, che ha restituito poi ha fatto bene a leggere alcune cose e che ha restituito anche comunque la grandezza di Las Casas, perché questo è un gigante. Ma come ha fatto? Quali sono stati i presupposti e la forza? Ma questa è la prima domanda? Sì, no, ma è una domanda, sì. C'è un'anima buona che mi va a prendere un caffè alla macchinetta? Non te, no. Vabbè, questa è la prima domanda, poi ne raccogliamo magari altre due. Nello, prego. Vai. No, grazie, devo venire lì, no. Dipende se ti sentono loro. Sì, meglio qua. Perché... Ecco. No, grazie, bellissima. Sono un po' preoccupato dell'intervento, ho cercato di affogarlo. Bellissima relazione. Non ho una domanda, diciamo, di approfondimento, ma più una riflessione che vorrei condividere, perché oggi secondo me noi abbiamo ascoltato in questa relazione una serie di riflessioni che consentono di rileggere le varie teorizzazioni della guerra giusta che abbiamo sentito in questi giorni, di rilevare quella che potrebbe essere chiamata una dialettica interna alle giustificazioni della guerra giusta. Si poteva iniziare, diciamo, questa settimana seminariale pensando che noi passassimo in rassegna gli argomenti teorici sul concetto di guerra giusta. Ecco, oggi secondo me abbiamo appurato che esiste una conflittualità, una dimensione polemologica interna ai concetti, cioè Las Casas non fa altro, è stato detto stupendamente, cioè non fa altro che restare all'interno di quel paradigma, ma far giocare i concetti
dalla parte opposta, quindi c'è un ribaltamento dei rapporti di forza in funzione dei quali quegli stessi concetti erano stati plasmati. È un esempio, secondo me, splendido di che cos'è una critica interna, la modalità, non ovviamente critica immanente, sì, appunto, questa sarebbe una forma spuria di critica immanente, proprio perché il quadro, come dire, di immanenza non ha purtroppo la casa, puoi dire, lascia una grande eredità, non ha vinto. Ecco, però sicuramente una critica interna, un esempio paradigmatico di critica interna, dove si fa una sorta di mossa del judoka, i concetti vengono fatti giocare a beneficio di coloro contro i quali erano stati plasmati. È tutto qui. Posso però dire qualcosa, un commento per il tuo commento? Certo. Aggiungiamo un'altra, poi dopo fai una prima risposta o vuoi rispondere subito? No, Dante vai di tutti, poi vedo c'è il primo anche Rolando, vabbè. Sì, diverse questioni. La prima, mi pare che insomma tutto questo tema si interseca un po' le questioni del diritto penale internazionale, e cioè la differenziazione tra mantenimento e insediamento della vigenza normativa dei diritti umani, cioè questi diritti umani nel momento in cui vengono proclamati sono in qualche modo già esistenti, o la loro attuazione in qualche modo implica un loro insediamento, in questo senso un insediamento di natura militare, ecco, insomma io... Sempre esistenti, in che senso? Esistenti, cioè come qualcosa che prescindono dal loro insediamento, qualcosa che possono essere naturalizzati, insomma concetti che sono rappresentabili come naturalizzabili, insomma come in natura, o comunque come in qualche modo come rappresentanti un ordine giuridico universale. Questa è una cosa su cui si interroga anche la dottrina internazionalistica, insomma penso ad alcuni studi di quadri su questo. Poi mi verrebbe da dire, questo tema non si lega anche a alla teoria del riconoscimento, alla teoria del riconoscimento politico, cioè, mi spiego, laddove c'è il riconoscimento politico, in qualche modo c'è la guerra è giusta da un punto di vista formale, mentre laddove non c'è il riconoscimento dell'altro, quindi non c'è una dialettica paritaria, non c'è il riconoscimento e quindi c'è una dismisura dell'azione militare. Ecco, credo che anche una teoria del riconoscimento intesa appunto da un punto di vista delle categorie della filosofia politica classica, penso ad Hegel per dire, sia stata mal digerita anche dal, penso alla Carta dell'ONU, cioè anche lì che ci troviamo da un punto di vista il punto apicale in cui queste questioni sono state cristallizzate da un punto di vista giuridico. A me sembra anche sono interrogando su queste cose, mi sembra che una teoria del riconoscimento manchi perfino lì. Pensiamo un po' a come è strutturato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU al rapporto con la Corte Penale Internazionale. È una questione. Cose che sono state scritte leggendo. Appunto, lo so, però anche pensiamo all'attualità, tutta la polemica sulla Francia, è emersa la polemica sul fatto del seggio della Francia. La nozione di umanità, di famiglia umana. Appunto, perché mi verrebbe volgarizzando nell'attualità politica, perché sono sorte questioni sul ruolo della Francia in seno al Consiglio di Sicurezza, no? Perché la Francia e non l'Unione Europea, mi verrebbe da dire perché lì appunto è cristallizzata una dismisura che non può essere ricostituzionalizzata. Grazie. Scusa, comincio da quest'ultima cosa che mi sembra la più semplice. Comincio da quest'ultima cosa che mi sembra più semplice. È evidente che la struttura delle Nazioni Unite nasce dall'assetto di potere che si determina alla fine della Seconda Guerra Mondiale. A proposito di Danino Zolo, Cosmopolis, insomma questa cosa viene, mi pare, mostrata in una maniera estremamente limpida e chiara, poi naturalmente possiamo essere d'accordo o meno sulla irriformabilità delle Nazioni Unite. Perché c'è la Francia? La Francia c'è perché, pur essendo di fatto completamente occupata dai nazisti, grazie all'esistenza delle colonie è stato, come sapete, potuto essere organizzato un esercito
di liberazione comandato dal generale de Gaulle, il quale ha avuto la capacità di essere riconosciuto come vincitore, soprattutto probabilmente grazie a un gioco di sponda con Stalin e con l'Unione Sovietica, che l'ha riconosciuto prima degli Stati Uniti, nel senso che diciamo nell'equilibrio europeo probabilmente si preferiva che serviva appunto una figura, una posizione. Diciamo, ecco. Alla Francia serviva di far dimenticare Vichy, ma all'equilibrio di Yalta, per così dire, è servito che ci fosse un ruolo della Francia. Non c'è nessuna, come dire, razionalità o universalità morale nell'assetto delle Nazioni Unite. È appunto un assetto imperiale definito dalle potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale. Come sapete, a lungo il seggio della Cina è stato nelle mani della Repubblica di Taiwan, della Cina nazionalista, finché appunto poi non si è riconosciuto, insomma, quantomeno un elemento. Ma non c'è nessuna nazionalità, perché non c'è l'India, perché non ci sono ormai né più soltanto, per un certo periodo sono state le uniche potenze nucleari, non sono più neppure queste, allora perché non c'è Israele? No, vabbè, Israele ce l'hai legittimamente, perché non c'è il capite? È un assetto che è figlio di quella, di uno scenario evidentemente assolutamente anacronistico per molti aspetti, meno per altri, perché poi alla fine comunque dà un qualche insomma, da un punto di vista di realpolitik, probabilmente dà una qualche forma di equilibrio, che ovviamente si è costituito a partire da conflitti, da guerre distruttive, perché non c'è la Germania, è evidente perché non c'è la Germania, no? Voglio dire, o il Giappone. È stata la funzione costituente a livello internazionale di altre cose, è difficile sostituirla, perché appunto certamente la Germania e il Giappone sarebbero due dei paesi che potrebbero più legittimamente aspirare a starci, ma allora perché non in Brasile, perché non l'India e così via, perché dei paesi e non delle aree regionali, appunto, ma dov'è la soggettività giuridica in questi ambiti dell'Unione Europea? Anche questa è una grande, permettetemi, farfanteria, no? Quella che il governo italiano sostiene, seggio all'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha una politica estera e militare comune. Vabbè, scusate. Allora, questo diciamo su questo punto in genere. No, io non credo che esista nessuna nozione etica, morale, giuridica che sia naturale, e che tutte le nozioni etiche, morali e giuridiche siano naturali in un altro senso. Penso che davvero da questo punto di vista abbiamo forse da imparare qualcosa, da rileggere modernamente, insomma, la dialettica fra naturale, culturale, artificiale di Hegel. È chiaro che ci sono delle costanti, delle differenze nelle società umane rispetto alle quali si definiscono in forme consuetudinarie, molto spesso conflittuali, degli insiemi di norme. È chiaro che c'è anche un'istanza, come posso dire, morale, normativa, sul riconoscimento di alcune di queste norme come norme meritevoli di appunto di riconoscimento, di implementazione, di sanzione e così via. Insomma, c'è un processo di costruzione delle etiche, di costruzione dei sistemi giuridici, che è un processo dialettico, che è intrecciato col sociale, ma che comunque costituisce degli insiemi normativi che quindi sono nell'ambito del dover essere. Ora non vorrei fare una filosofia del diritto così in tre battute. Quindi i diritti umani ci sono sempre stati? No, ovviamente, da certi punti di vista, certamente non nella loro formulazione come li pensiamo. Aborrisco qualsiasi visione di tipo giusnaturalistico, ma d'altra parte aborrisco anche qualsiasi idea di un isolamento del cielo del normativo rispetto alla fattualità storica e sociale. C'è una dialettica di questo genere rispetto alle quali, attenzione, ecco quello che volevo aggiungere, non è che, insomma, non vi vorrei sembrare uno schmittiano o un esponente della realpolitik, c'è un'istanza morale. Gli esseri umani non sono semplicemente
anche dal punto di vista fattuale, non sono semplicemente portati ad affermare le loro pulsioni egoistiche. Ci vedeva molto meglio Hume di quanto ci vedesse, Hobbes. Noi siamo spinti dall'egoismo, ma siamo spinti anche da pulsioni, come dire, da emozioni associative, da forme di sympathy, non soltanto dal self-interest. In realtà lo stesso Hobbes, persino lui, con il suo grande individualismo, quando parlava della punzione della gloria, ha detto molto bene la nostra amica Barbara Carnevali di questo, introduceva proprio il tema del riconoscimento. Persino in Hobbes l'affermazione dell'individuo non può prescindere da un riconoscimento altrui. E quindi io sì, su questo sono d'accordo, non so, poi c'è il riconoscimento, poi c'è un altro piano che è quello del riconoscimento politico in senso stretto, e ci arrivo. Da un punto di vista più filosofico, più teorico, io credo che il riconoscimento sia una delle categorie che ci possono servire per lavorare alla, non fondazione ultima, ma argomentazione in favore di principi universali, tendenzialmente universali, transcontestuali, troviamo tutte le formule più caute per dirlo, comunque che vanno al di là dell'imposizione da parte del potente o del radicamento in un contesto assolutamente chiuso, idiosincratico e così via. Poi c'è la questione del riconoscimento politico, te la dico molto banalmente. Il riconoscimento politico, nel senso che dicevi tu, funziona certamente nel modello Vestfalia, no? Gli stati si riconoscono l'un l'altro il diritto di fare la guerra, però a quel punto la guerra giusta non c'è più nel contesto degli stati che si riconoscono. Qualcosa del genere invece c'è fuori, come aveva visto molto bene Schmitt, la cosiddetta problematica extraeuropea, che serve fra l'altro, secondo Schmitt, da sgravio per far funzionare quello che avviene all'interno dell'Europa. Perché tipicamente la teoria della guerra giusta, in quanto, uso ancora un termine schmittiano, chiedo perdono, ma non credo di essere sospettabile di particolari simpatie per il personaggio, meno di altri comunque. Parlo di un sacco di gente, di Portinaro, insomma, per dire, la stessa Chantal Mouffe dice che ci si confronta, con cui avete parlato. Ma a volte in qualche scritto giovanile. No, è un personaggio con cui bisogna rapportarsi, Schmitt, esattamente, cioè sono totalmente d'accordo per l'appunto con quello che dice molto semplicemente e chiaramente Chantal Mouffe nell'ultimo libretto che ha scritto. Cioè, si vede molto bene che la teoria della guerra giusta, in quanto concetto discriminatorio di guerra, si applica molto bene verso gli altri, verso quelli che non riconosciamo. Noi siamo titolari della guerra giusta, loro, i pagani, i barbari, gli islamici, i sottosviluppati, quelli, no? Dal punto di vista del riconoscimento politico mi pare che funzioni più. Dal punto di vista invece di una teoria giuridica, filosofica del riconoscimento, secondo me può essere una delle piste attraverso le quali si lavora su una transcontestualità di principi come quelli dei diritti umani. Dialettica interna, la giustificazione della guerra giusta dentro il paradigma, sì, sono totalmente d'accordo, appunto, tenersi dentro il paradigma per far giustificare, anche perché probabilmente un'istanza polemologica all'interno di questi concetti c'era, cioè nel senso, come dire, quando tratti temi come la giustificazione della guerra qualcosa ti scappa dentro, insomma c'è qualcosa di, no? di intrinsecamente contraddittorio che viene fuori. Certamente la Scasos fa questo tipo di operazione, la fa in maniera, secondo me, estremamente, anche perché rimanere su quel terreno gli conviene, perché la sua è una critica militante, non pensa solo pensa più a cambiare il mondo che a interpretarlo, tanto perché una delle cose, dei vezzi che ho avuto in questo libro è stato quello, insomma, di alludere, no, alla Scasos come un embrione di teoria critica, in qualche modo come una delle possibili prefigurazioni del filosofo militante, dell'intellettuale, insomma, certamente, figuriamoci, no, un frate domenicano che stava
molto lontano, no, delle figure. Ma insomma, se ci sono i protestanti di cui parla, i calvinisti di cui parla Michael Walzer, all'origine degli intellettuali militanti, forse ci sono anche altre genealogie interessanti. Appunto, una modernità sconfitta, dei sentieri interrotti, ma che ci restituiscono una profondità di altre possibili modernità. In fondo anche Machiavelli sta qui, secondo me, per parlare di un pensatore assolutamente lontano, insomma, o Tommaso Moro, insomma, non siamo sulla linea mainstream di quello che poi è stato il pensiero filosofico e politico della modernità. Vabbè, altra puntata. Come ha fatto? Me l'hanno chiesto in diversi, qualcuno mi ha chiesto semplicemente ma perché non l'hanno bruciato, insomma, eccetera. Cioè, questo però è un argomento a favore dei sovrani, della corte, della allora, chiesa anche. Siamo in un quadro, la prima metà del Cinquecento, appunto, che non dobbiamo leggere probabilmente con la seconda metà del Cinquecento, con il Seicento e così via. Siamo in un'epoca in cui, insomma, tante partite sono ancora aperte. Pensate alla riforma, pensate al fatto che in questo paese la riforma, no, beh, certo, non poteva vincere, probabilmente per un motivo abbastanza evidente, perché c'era una potenza spirituale che era allo stesso tempo una potenza militare, cioè la Chiesa Cattolica con il suo Stato, che evidentemente, insomma, non avrebbe reso molto semplice tutto questo. E poi le potenze straniere che si affrontavano erano tutte e due in modo diverso delle potenze cattoliche. Però, insomma, è stata aperta, soprattutto in alcune città italiane, la predicazione, fra l'elite soprattutto, il campo della riforma. Faccio soltanto questo esempio. I giochi per l'egemonia nel Mediterraneo, insomma, tutto questo, quello di cui stiamo parlando, appunto, avviene. Carlo V combatte, insomma, si preoccupa di quello che combinano Cortes e Pizarro con le loro iniziative, sostanzialmente, perché poi la conquista dell'America avviene sostanzialmente per una serie di iniziative quasi a volte private e a volte addirittura non autorizzate o vietate dai governatori spagnoli. Si deve preoccupare, appunto, della guerra con la Francia, della riforma protestante, c'è, cioè, il Concilio di Trento in funzione. Insomma, il quadro è abbastanza mosso. Evidentemente la situazione della Spagna non è la Spagna che, come siamo abituati a pensare, la Spagna della Controriforma dei decenni del secolo successivo. C'è la rivolta dei Comuneros in questa fase. Insomma, siamo evidentemente in una situazione, e poi siamo anche in un quadro di interessi contrastanti sul terreno delle Indie. I primi scopritori, i conquistatori che arrivano, le varie ondate di coloni, i coloni che sono arrivati prima hanno interessi diversi da quelli che arrivano dopo, i governatori spagnoli, la Chiesa nella sua complessità, con aspetti solidali all'imperialismo e altri, appunto, sacche di resistenza radicale nei confronti del cominciare da, particolarmente nell'ordine domenicano, ma non soltanto, e altri invece, domenicani e francescani, a loro volta solidali con la riforma, insomma, che riproducono lo schemino del prete che va a benedire le conquiste. Nobiltà spagnola, insomma, piccola nobiltà interessata a spostarsi, insomma, sono tutta una serie di interessi molto spesso contrastanti, che si riversano sulla corte e sui centri decisionali. E poi cosa ha fatto? C'è la motivazione personale, evidentemente, che c'è un elemento tragico in Las Casas, no? Perché credo che ci sia una fortissima motivazione di fede. A me viene in mente quello che Manzoni dice del cardinale Borromeo, che da giovane ascolta determinate cose che gli vengono dette e lui le prese sul serio. Las Casas se le prende sul serio, per un certo periodo probabilmente concepisce queste cose che ha appreso come compatibili con il suo ruolo di benevolo sfruttatore di indiani, poi vede che cosa significa, c'è l'esperienza personale senza dubbio fortissima, c'è un'energia intellettuale anche
probabilmente, non sono sicuro che fosse un personaggio tanto simpatico, non, c'è anche una, come posso dire, un'ambizione in un certo senso, una supponenza, c'è una profonda crisi che probabilmente comporta anche una depressione in senso clinico, da cui poi riemerge, insomma ci sono tutte vicende di una figura indubbiamente eccezionale, in un contesto, però ripeto, ancora relativamente aperto. E non ultimo, quando io prima parlavo dell'appello alla coscienza di Filippo II, è chiaro che non si può risolvere tutto come sono stati i bravi, come certi apologeti, no? Alla leggenda negra è stata contrapposta la white legend, per dire come erano bravi gli spagnoli. Però di dubbi di andare all'inferno ne avevano certamente più i sovrani spagnoli di quanto avessero i sovrani inglesi, i dirigenti repubblicani e poi i sovrani olandesi, i sovrani francesi e così via. Che tutta questa discussione, questi problemi e questi dubbi di coscienza più o meno sinceri non li hanno avuti. Certamente non un dibattito di una radicalità come quella che in qualche modo avete percepito che si è svolto per decenni in Spagna. C'era Rolando, vorrebbe andare al bagno un momento. Speriamo che torni dal bagno. Abbastanza rapida. No, io prego. Sono curioso sui rapporti tra la Casa Servitoria, nel senso, non sono particolarmente competente sul piano strettamente storico o filologico, quindi chi rispondeva, chi era influenzato da chi, probabilmente scrivevano insieme, quindi si conoscevano, comunque conoscevano l'uno le problematiche dell'altro. Quello che mi chiedevo, però proprio avanzando una suggestione, se in qualche modo Vittoria non può essere concepito come una sorta di risposta alla Casas, Vittoria come grozza, mi spiego, nel senso che il problema che pone la Casas è il problema di appunto sicuramente uscire da quelle che sono le giustificazioni della conquista. A quel punto Vittoria è uno che cerca di salvare capo e cavoli, cioè di comunque trovare una legittimità per la conquista e al tempo stesso però è consapevole di doverla impostare su un piano completamente nuovo, sulla base di un discorso che è pienamente universalistico, ma questo universalismo non è più l'universalismo medievale. Da questo punto di vista, se Vittoria non è sicuramente un pensatore moderno nel senso dello ius publicum europeum o anche proprio dei dispositivi concettuali del pensiero moderno, cioè non è Hobbes, non è un pensatore che fa tabula rasa e che pensa il disordine naturale, l'ordine né Grossio né Vittoria, cioè il punto del pensiero moderno poi è pensare che non c'è l'ordine in natura e l'ordine viene creato artificialmente, nessuno di questi autori c'è questa idea. E però l'idea che si apre una dimensione, cioè, di universalità di tipo nuovo che è inevitabile, che riflette l'apertura di questo nuovo spazio all'interno della quale bisogna ricreare delle asimmetrie o o comunque queste asimmetrie ci sono concrete. Il fatto che ovviamente il diritto di gli ius peregrinandi, gli ius migrandi, eccetera, c'erano solo gli spagnoli, perché gli indigeni messicani non sarebbero mai potuti arrivare in Spagna, mentre ovviamente gli spagnoli avevano i mezzi però per andare lì. Però dice, lo ius inventione se non funziona, è chiaro che non è un titolo giusto, certo. Anche se loro scoprissero noi. Però il diritto di commerciare, è chiaro che gli indigeni non avrebbero potuto commerciare con gli spagnoli o propagandare la loro fede in Europa, neanche se l'avessero voluto, insomma, per cui era chiaramente un diritto asimmetrico per quel tempo. Però l'idea di legittimare su base universalistica quelle che erano delle concrete asimmetrie o delle concrete distinzioni che esistevano in quello spazio politico insomma, da questo punto di vista poi è una cosa che secondo me dice molto poi su tutto il diritto internazionale successivo, nel senso che è sempre, da quel momento, dalla scoperta dell'America in poi, è dovuto essere un diritto universalistico e al tempo stesso asimmetrico, cioè tenere dentro l'universale e delle asimmetrie che di volta in volta vengono rimodulate. Mi fate dire una cosa che mi sono dimenticato di finire di dire.
Allora, il fatto di stare dentro il paradigma gli dà anche un vantaggio, perché usa gli stessi strumenti concettuali degli altri. Rimane anche all'interno, non solo all'interno del paradigma della guerra giusta, ma anche all'interno del paradigma dell'antropologia aristotelica con la disuguaglianza. La gioca in che senso? Gli dice, sì, è vero, ci sono quelli naturalmente portati a comandare e quelli naturalmente portati a obbedire. Questo non significa in nessun modo legittimare la schiavitù naturale, anzi, da un altro punto di vista arriva, utilizzando Tommaso, a dire che tutti gli esseri umani sono liberi, quindi virtualmente la schiavitù non è legittima. Ma questo significa che loro, proprio perché è naturale il bisogno di qualcuno che comanda, loro hanno i loro signori naturali, quindi non glieli possiamo usurpare. Chiusa parentesi, dopo cerco di risponderti. Prego. La mia è quasi una curiosità, cioè lei ha sottolineato come appunto il discorso di Las Casas utilizzi gli argomenti, diciamo, teologici ereditati dalla tradizione, ed ero curioso di sapere se era possibile, insomma, senza troppo, se era semplice, diciamo, ricostruire in maniera più o meno semplice l'argomento che utilizza per negare cioè l'assolutezza della, diciamo, della fonte di diritto garantita dal Papa in qualche modo, cioè quell'identificazione tra diritto naturale e diritto canonico che sosteneva l'Ostiense, che io comunque non conosco poco, però mi incuriosisce come all'interno di questo paradigma lui abbia potuto mettere in discussione l'assolutezza del principio, diciamo, cattolico, che, come dice anche solo il termine, implica in qualche modo una vigenza universale assoluta. Altri? Prego. Pure voglio rispondere ora, proprio come ti pare. Come vuoi? Rispondo a queste due? No, come vuoi? Comincio da questa ultima. La risposta in realtà è abbastanza semplice. Lui ovviamente non nega l'universalismo cattolico, per l'appunto. È evidente che la giurisdizione del Papa per quanto riguarda le materie spirituali è universale, ma attenzione, questo non significa che, allora, in realtà, come risponde Las Casas? Risponde portando delle citazioni di altri autori contrari, di tutto il repertorio del diritto canonico, partendo dai padri della Chiesa, addirittura da testi evangelici, addirittura da testi veterotestamentari, avversari dell'Ostiense e così via. Perché quello che nega non è la giurisdizione universale del Papa dal punto di vista spirituale, sostiene che, cosa che fa anche Vittoria peraltro, che la giurisdizione del Papa riguardo a questioni materiali è in ordine ad spiritualia, cioè quel tanto che serve per quanto sia legittimo per, come dire, sostenere la sua giurisdizione spirituale. Quello che nega appunto è che nel momento della venuta di Gesù in terra, del Cristo, diciamo meglio dal punto di vista teologico, le giurisdizioni, cioè tutto il potere, finisca in capo al Papa. E questo qui insomma, ci sono, come dire, anche delle evidenze empiriche storiche, per cui non è che la venuta di Gesù abbia revocato, che so, la legittimità dei regni degli indiani o dei regni, capito? Sono tutte argomentazioni di questo genere, supportate poi con tesi di tipo appunto giuridico-teologico, che gli consentono di non era senso comune la tesi dell'Ostiense, anzi direi che sostanzialmente fosse forse piuttosto minoritaria, nonostante si trattasse di un canonista molto, molto influente. E insomma, su questi temi, dibattiti all'interno del diritto canonico, all'interno anche, e differenze di posizione da un papa all'altro sono state significative. Pensate alla controversia sulla povertà. Comunque Las Casas non è che porti testi eretici o particolarmente, generalmente si basa, è vero, insomma, lui quantomeno si proclama fedele a Tommaso e molto spesso utilizza testi di Tommaso per questo. Poi naturalmente seleziona,
Vi faccio un esempio soltanto, in un altro contesto, no? Quando lui parla dell'unico modo di predicare il Vangelo che è quello pacifico, pacifico anche perché permette che la predicazione avvenga non soltanto commuovendo i sentimenti, ma anche attraverso una comprensione razionale. La fede è qualcosa, cioè prima di credere bisogna comprendere quello che si crede. Pensate un po', e sapete da chi riprende questa citazione? Da Agostino, che noi ci rappresentiamo come quello che teorizza invece tutt'altro, no? Ma è l'Agostino controversia, no? sulla giustificazione, eccetera. C'è tantissimo nel repertorio, il tipico metodo scolastico e anche tipico del diritto tradizionale, del diritto canonico e così via, è prendersi le auctoritates che ti servono. Questo è un po' il gioco, ecco. Va bene? Quindi figurati se nega l'universalità della Chiesa cattolica. Ma nella Chiesa si entra per fede, si entra volontariamente, quindi si è sottomessi all'autorità spirituale del Papa nel momento in cui ci si converte. E l'essere sottomessi all'autorità spirituale del Papa non modifica la propria condizione rispetto ai propri sovrani naturali. Non è cosa che precisa, soprattutto negli ultimi scritti, non è che se io mi converto al cristianesimo divento automaticamente suddito del re di Spagna, che è lì perché c'è stato un mandato del Papa. Il mandato del Papa è stato quello di favorire, nella lettura che ne dà la Scasa, in realtà nella bolla di Alessandro VI di Intercetta si dice: andate lì, sottometteteli e convertiteli. Ma nella benevola interpretazione che ne dà la Scasas, che scopre questa bolla fra l'altro piuttosto tardi, è tutto contento perché gli può servire per la sua argomentazione, pensate un po', ora veniamo a Vittorio, nell'interpretazione che ne dà la Scasas le cose non stanno così, semplicemente c'è l'affidamento di un potere, dice lui, in abitu, in potenza potremmo dire, di una giurisdizione che è soltanto in potenza, che diventerà in atto soltanto, non solo quando si saranno convertiti al cristianesimo spontaneamente, senza violenza, con la predicazione pacifica, dopo che saranno entrati in maniera in contatto secondo un modello di, insomma, in cui i primi predicatori arriveranno, chiederanno il permesso, entreranno in punta di piedi, cercheranno di discutere, di convertire, insomma, in maniera assolutamente, assolutamente pacifica. Ma quindi non solo una volta che si saranno convertiti, non diventano automaticamente sudditi del re di Spagna, lo diventeranno se vorranno, sulla base di un contratto stabilito, sottoscritto e approvato non solo dai loro sovrani ma dalla unanimità delle popolazioni. Questo è un po' l'immagine che ci dà. Poi ci sono delle oscillazioni, in certi momenti il potere temporale del Papa viene aumentato di più perché gli serve per diminuire il potere dei coloni, ma insomma alla fine la formulazione è questa. Allora, Vittorio e la Scasas sono contemporanei, sono nati più o meno nello stesso anno, hanno evidentemente figure, percorsi, destini molto diversi. Insomma, uno è un accademico, professore con la prima cattedra di teologia dell'Università di Salamanca, l'altro studi giuridici a Salamanca li ha fatti, ma certamente insomma, rimane un chierico, poi un frate domenicano, fortemente impegnato appunto in una militanza pastorale insieme politica. Probabilmente delle Indie scrive prima la Scasas che Vittorio. Io che tipo di circolazione ci fosse di qui, questo è un lavoro che andrebbe fatto un lavoro come quelli che hanno fatto in altri contesti gli studiosi della scuola di Cambridge, no? Mettersi lì. Ma sarebbe un lavoro enorme andare negli archivi, vedere che cosa aveva circolato. Qualcosa è stato tentato, la Scasas è rimasto incompiuto, vedere che cosa circolava, quali testi erano presenti, che cosa veniva conosciuto.
cosa veniva conosciuto da un, come dire, un professore di Salamanca aveva accesso a documenti che circolavano a corte? Francamente non lo so, può darsi, certamente l'idea che ci fossero determinate dinamiche all'interno della corte è molto probabile che potesse circolare, che quindi in qualche modo, non vedrei però, ecco, le tesi di Vitoria come una risposta diretta alla Casas. Da un certo punto di vista le posizioni di Vitoria riguardo alla legittimazione della conquista, cioè come argomenti che possono essere utilizzati o non utilizzati, sono più radicali. Perché per esempio l'investitura papale viene in qualche modo esclusa completamente, di fatto viene esclusa anche dalla Casas, ma la Casas se la tiene come riserva di legittimazione di un suo discorso reinterpretandola. Io sarei, come dire, tendenzialmente più propenso a ritenere che dal punto di vista teorico ci sia più un'influenza di Vitoria sulla Casas che di la Casas su Vitoria. Però non escluderei appunto che certe posizioni, che so, questa, per esempio le prime posizioni che lui esprime a corte, questo Memorial de Remedios del 1516, che in realtà è ancora un progetto molto interno a una riforma della colonizzazione che la renda più razionale, meno brutale, ma insomma è sempre un progetto biopolitico, come è stato definito, di colonizzazione soft, che rimane sodale con un progetto imperiale. È possibile che questi testi circolassero e venissero conosciuti, ma da un punto di vista teorico io tenderei a vedere di più l'altro, cioè più la Casas che risponde a Vitoria. Ci sono dei passaggi in cui sembra che lui veramente prenda in considerazione i vari diritti di cui parla Vitoria per rispondergli, per esempio, rovesciandone le priorità, reinterpretandoli e così via. Prego. Sì. Riprendo in parte una riflessione anche sul fatto che ho sviluppato nella recensione a livello di Luca, ma insomma, poi risentendo oggi, grazie ancora per l'avete fatto anche voi per questa presentazione molto efficace, che credo abbia saltato proprio il coronamento della settimana. Faccio una piccola aggiunta sulla questione dei sovrani. C'è anche Paolo sullo sfondo, cioè nel senso, Paolo dice obbedite ai poteri, cioè comunque non è che, quindi è, diciamo, il luogo fondativo della teologia politica occidentale sostanzialista, non è che dice è arrivato Gesù e adesso tabula, lo dice il contrario, dice obbedite ai poteri. Quindi sai, poi per carità il Papa, poi dopo c'è una grande guerra, comunque un gran conflitto, ma provocazione in modo Paolo è onnipresente. Immagino, beh, appunto, quindi so, lì c'è una fonte che dice i poteri, le autorità precedente al cristianesimo, in caso era quella dell'impero ovviamente romano, diciamo indipendenti dal cristianesimo, se non diventano ostili, se non rendono impossibile la testimonianza, sono legittime, sono, forse poi si può interpretare il catecon, sono un male minore necessario, ci sono finché siamo nell'epoca del trattenimento del compimento dei tempi, che poi è la storia secolare. Però insomma, fatto sta, Paolo c'ha l'ansia di dire: oh ragazzi, qui sì, regno di Dio, cazzo, tutti in attesa, tutti in fibrillazione, viene come un ladro nella notte, state buoni perché non si sa, e fate quello che dovete fare. Che è anche una grande strategia di urbanizzazione, diciamo così, no? Di inserimento. Questo Paolo è un genio politico e un edificatore, diciamo così. Questo non c'è dubbio, e quello l'ha fatto. Solo una postilla era per dire che mi chiedevo, perché non avevo capito bene se il papato come fonte di legittimazione dei poteri temporali, sulla legittimazione dei poteri temporali, no, la tesi di Las Casas è diversa, c'è tradotto anche in italiano, c'è il De Regia Potestate che è stato tradotto in italiano, pubblicato alla Terza ovviamente,
e in cui la legittimazione viene dal basso. La legittimazione viene dal basso e fra l'altro non è semplicemente il modello dell'impero romano per cui c'è legittimazione, poi però l'imperatore fa quello che vuole, tantomeno il modello besiano perché qui c'è il contratto e poi però la delega in assoluto. No, ogni cambiamento, ogni mutamento di giurisdizione deve essere di nuovo legittimata dal basso. Questo nel contesto della richiesta agli encomenderos del Perù di trasformare le encomiendas in feudi perpetui. E quello è il contesto della discussione. La Scala ti dice col piffero, se non ha il sovrano non ha il potere di modificare la giurisdizione e di, come dire, regalare questi sudditi ad altri che, senza il loro consenso. Non solo, più volte quando parla appunto dei vari passaggi della legittimazione effettiva cioè questo problema appunto della bolla eccetera, no? Che autorizzava il re di Spagna conferiva una giurisdizione sulle Indie nei re di Spagna a partire appunto dalla predicazione del Vangelo, con la giustificazione della predicazione del Vangelo, e lui fa più volte l'esempio dei re di Israele, Saul e Davide, che sì sono unti dal Signore, come diceva quello, sono unti dal Signore, ma finché le tribù non li riconoscono come re non diventano effettivamente re, no? Quindi questa idea è molto forte. Di nuovo, non c'è niente di nuovo, c'è nel diritto romano, c'è in Tommaso. Il problema è come la giochi politicamente. E come dire, che peso dai a questo rispetto ad un altro tipo di dimensione? Poi lì c'è un arsenale con cui si possono sostenere tesi molto diverse. Sì, io non credo che ci sia, appunto, che sia tutto riconducibile a una razionalità strumentale, mettiamola così, nella Shoah, nella violenza della conquista. Non credo neppure però che la spiegazione alla Hannah Arendt, che insomma la Shoah non si spiega con motivi strumentali, che il Lager dal punto di vista economico era una fregatura eccetera, regga neppure quella fino in fondo. E penso che ci sia una dimensione appunto antropologica non so neanche come dire, insomma, della natura umana, usiamo questo termine per semplificare, che è fatta in tanti modi, in cui c'è questa roba, anche della violenza sfrenata, della violenza gratuita. È come se ci pensate, nel momento della scoperta dell'altro sia quasi naturale per le comunità umane prenderlo, sottometterlo, prima distruggerlo oppure renderlo schiavo, soprattutto se è diverso, soprattutto se è inquietante, soprattutto se non ci riconosci te stesso. Forse si ritorna sempre un po' a questo discorso, però c'è anche un'altra parte del discorso che non va sottovalutata, perché io non penso che sia tutto colpa del capitalismo e non credo che le società antiche fossero migliori rispetto a quelle capitaliste. Penso che la schiavitù salariata, come diceva Marx, sia, come pensava anche lui, sia migliore rispetto della schiavitù, come dire, tecnica. Però due cose: uno, lo stesso Marx ci faceva vedere come tutta questa vicenda sia stata fondamentale per costituire le precondizioni, quelle che si chiamano le precondizioni della rivoluzione industriale, dell'affermazione del capitalismo, la cosiddetta accumulazione originaria, che è stata lì fino al punto che la materia prima dell'industria tessile inglese, in particolare della rivoluzione industriale, veniva prodotta dagli schiavi africani negli Stati Uniti. È molto interessante vedere le statistiche della tratta degli schiavi verso l'America, che si impennano non nel 500 ma fra 700 e inizio dell'800. Poi dopo c'è l'abolizionismo, tutto quello che vi pare, ma il 700 è l'epoca dell'escalation della tratta. Positivo di potenziamento di questi. No, ci sono sicuramente delle discontinuità, però è anche vero che appunto da un lato precondizione, dall'altro lato riemergere di forme di lavoro schiavile in epoche di crisi e di passaggio, e forse particolarmente di affermazione globale del capitalismo. C'è certamente un riemergere di forme di schiavitù, ovviamente non riconducibili nell'epoca contemporanea, e soprattutto c'è un grande riemergere di
nelle cosiddette periferie o ex periferie, insomma nei paesi non quelli da cui il sistema capitalistico si è originato e la modernità di quel modo di produzione si è affermata, ma anche di altri, ma anche all'interno di essi, di forme di lavoro paraservile che vanno dalla raccolta dei pomodori all'asservimento dei bambini e delle bambine nella prostituzione, ma anche a forme, pensate a certi tipi di forme di lavoro nella logistica o nella distribuzione, governate da algoritmi che considerano che ti danno che non solo il tempo dal bagno, ma il tempo nella consegna, che te devi lasciare il furgone in divieto di sosta, perché se non consegni entro quel determinato tempo non ti viene, semplicemente non ti danno l'incarico la volta successiva. No, per dirvi, chiaro che è una cosa molto diversa rispetto allo schiavo che viene frustrato, ma frustrato invece. Insomma, le varie forme di lavoro subordinato, di sfruttamento, di asservimento, in realtà mi sembra che stiano anche questo in una relazione molto più plurale, molto più dialettica rispetto allo schema società schiavile, società capitalistica, in cui c'è il libero contratto, in cui c'è il plusvalore, viene estratto. E questo Marx in qualche modo qualche cosetta l'aveva vista pure lui. Vabbè, vi ringrazio, spero per voi che non ci siano altri interventi, perché come dite a Roma abbiamo fatto una certa.